Continua la marcia dell'Udinese, sempre più sola in testa alla classifica del girone, e continua a non convincere il nuovo Cagliari di Olivieri. Anche al Sant'Elia i friulani hanno imposto il loro gioco, fatto di tanti passaggi orizzontali e di improvvisi affondi, che ha messo spesso in imbarazzo i cagliaritani. Eppure è stato il Cagliari, come avete visto, con Bergamaschi ad impegnare subito Brini, dando l'impressione di poter fermare la marcia della squadra di Vinicio. Ma l'Udinese ha accettato la sfida ed ha imposto immediatamente la sua superiorità tecnica, impegnando Sorrentino con Miano prima e Di Agostini dopo. Le due squadre si sono date battaglia, sono andate molto vicino al gol, ma sono stati i cagliaritani di Olivieri a segnare con Casale al 32esimo minuto. Come avete visto, Casale di testa ha battuto Brini, il quale ha intercettato la palla ma non è riuscito a fermarla. Il Cagliari a questo punto ha dato l'impressione di poter approfittare della situazione, ma è stata l'Udinese a pareggiare con Chierico su azione di contropiede. Un contropiede micidiale che ha messo in imbarazzo la difesa dei cagliaritani, che a questo punto devono anche salvarsi da un'incursione di De Agostini. Ed ecco Chierico ben lanciato a rete, con un diagonale batte Sorrentino in uscita. Sull'1-1 è stata l'Udinese talvolta incontenibile ad andare vicino al raddoppio ancora con Miano, ma ancora una volta Sorrentino è riuscito a salvare in uscita. E qui abbiamo visto il secondo gol realizzato dall'ex cagliaritano Carnevale all'11esimo minuto del secondo tempo. Una vittoria ineccepibile ed un Cagliari ancora tutto da rivedere.